Allora, chiaramente sono molto soddisfatto della prova dei miei ragazzi, fatta eccezione per il primo quarto, perché secondo me non tanto dal punto di vista offensivo, come dove abbiamo comunque prodotto buone cose, il nostro impatto difensivo è stato un po' troppo soft rispetto a quello che ci eravamo detti e nella maniera in cui volevamo affrontare Imola. E 24 punti sono, per quanto ci riguarda, un'enormità in 10 minuti, e per cui poi sono contento di quello che è successo dal primo minuto del secondo quarto in poi, dove c'è stata molta intensità, molta energia, molta attenzione, e devo dire che chiunque è stato chiamato in causa, dai titolari a quelli che magari giocano di meno, addirittura ai nostri giovani, si sono fatti trovare pronti, e questo è un aspetto sicuramente molto importante, soprattutto in vista di una partita della prossima partita a Roseto, dove avremo pochissimi giorni per prepararla, pochissimi giorni per recuperare, quindi aver potuto gestire in qualche modo anche il minutaggio è stato un aspetto positivo ed è stato possibile perché, ripeto, chi è stato in campo ha mantenuto alta l'intensità, la qualità del gioco, e quindi mi ha permesso di fare rotazioni più ampie. Adesso dobbiamo essere bravi a dimenticare al più presto questa vittoria, comunque importante per noi, e pensare subito alla prossima partita, ricordandoci che nei precedenti, dove siamo stati costretti a fare due partite ravvicinate, non abbiamo fatto bene, vedi Recanati, vedi Imola all'andata, e quindi mi auguro a Roseto di fare una partita diversa, al di là del risultato finale che verrà, come dire, che si genererà, perché alla fine conosciamo il valore di Roseto e quindi sappiamo già che non sarà facile, però ecco, non vogliamo fare regali o dare vantaggi ad una squadra di che vantaggi non ne ha bisogno. Domande? Ti aspettavo una così remissiva, nel senso così in difficoltà, 2 settimane fa era presa col passo a palla, invece stasera la prima difficoltà si è scritta Ma sbagliata. onestamente l'inizio della partita secondo me è stata una buona Imola. Poi noi siamo stati aggressivi, noi qui in casa abbiamo già dimostrato con chiunque di avere un impatto sulla gara importante, e quindi Imola è andata in difficoltà e credo probabilmente anche adesso l'aspetto mentale la condizioni molto. Ecco. Ho visto comunque un po' di sfiducia in alcuni momenti, ma postarci nei momenti in cui ti ritrovi a lottare per la salvezza, e soprattutto quando poi di fronte hai una squadra che riesce a mettere in campo tanta energia e che riesce a mantenerla nell'arco di 40 minuti. Detto questo, io mi auguro sinceramente per la simpatia che ho per la società di Imola, per il suo staff e anche per i giocatori, che in qualche modo riesca a trovare nei minuti, nelle ultime partite la forza per ribaltare una stagione oggettivamente sfortunata, perché non dobbiamo dimenticarci i tanti infortuni e le vicissitudini che ha subito Imola e che indubbiamente hanno condizionato il loro percorso.